Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. In questo snipper vedremo come ordinare, avere un risultato tramite due array, ordinarle in base all'utilizzo, in base ai valori di una delle due array. Quindi, per esempio, potremmo creare due array, una chiamata nomi e un array chiamata, per esempio, anni. Quindi la prima potremmo metterci, per rimanere in tema, nomi di alcuni prodotti Apple, quindi potremmo chiamarla iPhone. iMac. Oppure potremmo mettere anche iPod, iPad. Ok. Nella seconda array potremmo mettere, per esempio, gli anni in cui sono usciti. Quindi non lo so, adesso metto dei valori così: 2007, 1998, 2001, 2010. Quindi noi possiamo ordinare il primo valore con il primo valore, con il primo valore della seconda array, quindi questo con questo e questo con questo. Vedete? Adesso non sono in ordine cronologico, quindi se vogliamo ordinarli in ordine cronologico, questi due valori, questi due array diversi, potremmo creare una struttura, chiameremo per esempio device, dove i membri, dove le proprietà di questa struttura sono let il nome, di tipo stringa, e let anno, che è di tipo intero. Dopodiché potremmo creare device e utilizziamo la funzione zip, metodo zip, vedete, dove metteremo i parametri sequence 1 e sequence 2, quindi sono le nostre array. Quindi potremmo fare sequence 1, mettiamo nomi, sequence 2, gli daremo gli anni. Dopodiché faremo la mappatura, che abbiamo già visto in un altro snipper, di la nostra, utilizzando la nostra struttura device, chiameremo init, vedete mi chiede, qui però noi lo cancelliamo, metteremo la chiusura e utilizzeremo la funzione di sort, vedete, serve per by, e invece di scrivere by device utilizzeremo questa forma. Intanto il compilatore però suggerisce troppo. Ok, apriremo, chiudiamo, apriamo e chiudiamo le parentesi quadre, le parentesi graffe, e all'interno metteremo tramite 0 punto nome minore di dollaro 1 nome. All'interno o meglio tramite un ciclo for in leggeremo, vedere adesso contiene sei elementi. All'interno del ciclo for in leggeremo il contenuto
la costante dei rise. Quindi noi faremo riabbreviato in device e leggeremo il valore. Quindi potremo stampare in questo caso avvio il risultato, quindi print, faremo slash, quindi metteremo l'x, il nome. Che potremmo mettere x anno. E vedete che tramite questo codice abbiamo ordinato due array, quei valori combacianti dalla stessa posizione di indice, in ordine crescente. In base al nome, quindi vedete iMac, iPad, iPhone e iPod, perché giustamente la I è uguale per tutti, M sta prima della P, la sta prima della H e della O, quindi l'ho ordinata in questa maniera. Potremmo ordinarla in maniera contraria cambiando il segno qui, con minore. Maggiore, vedete, cambia inizia da iPod. Potremmo anche cambiare il parametro, quindi potremmo mettere invece che nome, possiamo mettere il parametro anno, quindi in base all'anno, vedete, ecco qui che ha creato l'iPad, iPhone, iPod e Mac, quindi 2010, 2007, 2001, 1998, e ovviamente possiamo fare il contrario, quindi cambiando il segno, vedete, mette iMac 98, iPod 2001, iPhone 2007, iPad 2010. Bene, per questo snippet è tutto. Vi ricordo che per domande o chiarimenti potete visitare il sito swiftjs.it o commentare questo video. Grazie e buona programmazione a tutti.